Salutato Gesù Cristo. Il Vangelo che abbiamo ascoltato è un brano del Vangelo che Gesù dice agli apostoli mentre sta parlando della fine dei tempi. Ed è un Vangelo che in questo periodo si legge proprio perché siamo alla fine dell'anno liturgico. In realtà questo brano, che sembra così tragico, tra l'altro, dovrebbe essere un brano, diciamo così, che dovrebbe dare speranza. Perché? Perché se noi andiamo a leggere la parte dove è preso, cioè il capitolo 21 del Vangelo di Luca, è la parte in cui Gesù sta guardando insieme agli apostoli il Tempio di Gerusalemme e a un certo punto dice agli apostoli: vedete queste pietre, non rimarrà pietra su pietra, e comincia a fare questi discorsi così. E quindi comincia a dire degli ultimi tempi, che verranno terremoti, pestilenze, carestie, eccetera, eccetera, cose tragiche, cioè parla appunto della fine del mondo. A un certo punto, appunto, i discepoli cominciano a dirgli: ma quando avverranno queste cose? E lui continua a ribadire: verrà questo, verrà quello, però ancora non sarà la fine. Capiterà questo, non sarà la fine. Verranno falsi messia, verranno falsi profeti. Non andate di dietro, perché è tutto un incalzare di cose negative, diciamo così. E poi dice: ma prima, e c'è questo brano del Vangelo, ma prima metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti al re e governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza, eccetera, eccetera. Cioè, questa è la premessa di tutto quello che avverrà. E quindi, se andiamo a contestualizzare questo brano, questa cosa qua, se non ci pensi, doveva essere quasi quasi un brano di speranza. Cioè, se uno ci pensa, visto quello che Gesù dice, terremoti, carestie, pestilenze, la fine del mondo, eccetera, però prima sarete rafforzati, lo pensa, no? Cioè, uno immagina, quando pensa a queste cose, dice: ma vabbè, almeno prima ci rafforziamo, prima che arrivano queste cose, sicuramente, ma prima sarete pieni di forza, sarete pieni di Spirito Santo, ma prima sarete costituiti in comunità, ma prima, invece no, ma prima metteranno le mani su di voi, vi consegneranno le sinagoghe, sarete uccisi, eccetera, eccetera. Sembra ancora peggio la cosa, ma sembra ancora peggiore la situazione. Dov'è la speranza in tutto questo? Intanto perché quello che noi abbiamo letto è quello che poi succede letteralmente agli apostoli, perché gli apostoli da lì a 50 anni vivranno quelle cose, il Tempio di Gerusalemme crollerà e ci saranno varie cose, e loro vivranno quelle cose, vi consegneranno le sinagoghe, andrete davanti ai governatori, verrete trascinati nelle prigioni a causa del mio nome, eccetera, eccetera, anche i vostri parenti vi abbandoneranno e tutto il resto, siete traditi e cose del genere. Poi dice a un certo punto: ma neanche un capello del vostro capo andrà perduto, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Eccolo che è la speranza. Perché? Perché anche se noi vogliamo vederla, al di là del discorso di vedere tutto questo a livello letterale, di quello che avviene, che a volte è così, perché quando noi guardiamo già ora, il telegiornale, guardiamo quello che succede, ogni tanto la diciamo questa cosa, sa che siamo all'Apocalisse, ogni tanto ce la diciamo questa cosa, terremoti, carestie, alluvioni, guerre, cose varie. Ma al di là di tutto questo, il Signore dice: nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Perché è importante questa espressione? Perché in genere, quando noi viviamo tutte le contrarietà nella nostra vita, le contrarietà, le difficoltà, gli ostacoli, tendiamo a vederle sempre
sotto due aspetti. O le vediamo come riprova del fatto che qualcosa non va nella nostra vita. E se le viviamo nella fede, le viviamo in genere come primo impatto, come se c'è qualcosa che non va con Dio. Chissà che cosa abbiamo fatto di male, è la dimostrazione il fatto che la vita non ci va bene. Chissà che cosa ho combinato, chissà perché mi merito questo trattamento dalla vita e da Dio. Ecco perché le cose non mi vanno bene. Dovevo comportarmi meglio, dovrei pregare di più, dovrei fare delle cose diverse. E le contrarietà sono la riprova che Dio non è con me. Non sono benedetto, altrimenti non avrei queste contrarietà. Da una parte la viviamo in questo modo. In realtà, invece, quello che ci fa capire il Signore, dall'altra parte come la viviamo, pensiamo che tutto quello che stiamo vivendo andrà perduto, perché le contrarietà sono esattamente il fatto che si sta sciupando tutto, si sta perdendo tutto. Cioè tutto quello che noi stiamo vivendo si distrugge. Invece Gesù che cosa dice? Niente si perde, niente si sta perdendo. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. E prima, ancora più importante, dice, quando dice metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi, eccetera, eccetera, avrete allora occasione di dare testimonianza. Le contrarietà, che ci piaccia o no, sono il modo con cui noi possiamo dare testimonianza. E questa è una cosa che a noi non ci piace. Perché quando il Signore ci mette nelle condizioni di vivere le contrarietà, alla fine ci mette nella condizione di dover testimoniare se ci crediamo o meno al Signore. Perché noi vorremmo invece crederci così tanto che le contrarietà se ne vanno. Uno pensa sempre, oh, vorrei avere tanto di quella fede che faccio sparire ogni cosa. Se ci credi, poi le cose non se ne vanno e dici, allora vuol dire che non ho avuto abbastanza fede, allora vuol dire che non ci credo abbastanza, allora vuol dire che... E tante volte facciamo questo errore, a partire da me, io vi faccio questo mia, sono nella stessa barca. Invece quel Signore ti lascia come contrarietà perché... Allora avrai occasione di dare testimonianza. Se ci credi, si dovrà vedere in quella situazione là. È in quella situazione che si deve vedere che ci credi. Che non significa che devi essere un deficiente, cioè che devi essere allegro, devi essere come se sei incosciente. Allora fai finta che questa cosa non c'è, fai finta che la contrarietà non esiste, perché tanto. No. Ci stai male, giustamente, perché è una cosa difficile, perché nel frattempo quella cosa ti fa male, perché quella cosa è una sofferenza, perché quella cosa è angosciante. Però questo non toglie il fatto che la vivi nella sicurezza che il Signore è con te, che nessun capello andrà perduto, che niente andrà perduto, nonostante quella situazione non la puoi controllare. Allora a un certo punto devi lasciare andare e dire mi trovo in una situazione che non posso comandare, che non posso controllare e devo dare testimonianza. Vista nel senso della fine del mondo, tutta questa cosa qua, è perché tante volte noi ci aspettiamo che altri diano testimonianza. Che dall'alto arrivi la testimonianza, dalla Chiesa, dal Papa, da altre persone, dal mondo che ci arrivi la testimonianza. Il mondo sta cambiando, il mondo fa schifo, quello non dà testimonianza, e la Chiesa è così, tutto il resto. In realtà siamo noi che dobbiamo dare questa testimonianza, cioè ognuno di noi deve dare questa testimonianza. Ma non perché deve,
Perché se io mi ritrovo in questa situazione di difficoltà, la devo vivere con Dio e sarò luce se la vivrò con Dio e la testimonianza verrà da sé. E questa sarà forza per me e per il mondo, perché il mondo possa affrontare tutto lo sfacelo che c'è intorno, perché il mondo si vede che è lo sfacelo. Allora, prima di aspettarmi che le cose cambino dall'altra parte, devo dare testimonianza io. E devo darla a me stesso, questa testimonianza. Invece di aspettare che le cose cambino, devo cominciare a cambiare io, dentro di me, e dire, ma io mi fido che tu ci sei in questa situazione, perché se rileggiamo questo Vangelo e pensiamo che gli apostoli hanno vissuto quella situazione, letteralmente, vi tradiranno, vi odieranno, vi metteranno in prigione, vi trascineranno davanti ai governanti. E Gesù dov'era tutto questo? Gesù ha lasciato questo. Per il mio nome. E che significa? Non ve lo posso spiegare. Letteralmente. Quindi ogni volta che noi viviamo qualcosa che non riusciamo a capire della nostra vita, che non possiamo spiegarci, dobbiamo credere. E quello è il momento in cui dobbiamo ancora di più credere. È difficile, a volte è quasi impossibile, però passa. Dobbiamo pensare che passa, che un momento è quello, il momento in cui passerà. Il momento che la Chiesa ci fa vivere a livello annuale ogni volta è questo. Arriviamo poi all'Avvento e l'Avvento ci dice che il Signore viene, che il Signore viene. E Signore verrà, ogni volta che ci troviamo in una situazione così difficile, in cui siamo trascinati in una sofferenza così forte, in un'angoscia così forte, in una solitudine così forte, il Signore viene a un certo punto. Dobbiamo solo avere pazienza e perseverare, perché la perseveranza salverà la nostra anima. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.